Bentornati su Bad Moon Rising, episodio numero 2. E andiamo a vedere una cosa. Allora, noi siamo arrivati nella scorsa puntata, siamo arrivati a livello 3. Quindi, cioè, in realtà il livello 2, io lo chiamo livello 3, ma il gioco lo chiama livello 2. Perché non conta il livello della tortura. Ok? Quindi potremmo ricominciare da lì. Oppure possiamo un attimo andare a vedere il livello della tortura di nuovo. Per vedere, per prima cosa, se troviamo un modo più efficace per farlo e magari guadagniamo anche più vite. Ok, quindi cambiamo joystick. Mettiamo il joystick in porta 1. Ok. Andiamo a fare il torture level. Andiamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Vai. Ok. E un po', magari alternando piano piano sinistra da sinistra riusciamo a fare qualcosa di meglio. Però io c'ho idea di no, perché facendo così la barra scendeva molto più in fretta. Ok. Ovviamente ci sarà il dialogo, questa volta saltiamo interamente. No. Niente, no, ma va lentissimo, raga. Ho messo anche a livello facile per provare meglio, però noi stiamo giocando a livello normale con il salvataggio che ho fatto, eh. Il salvataggio, cioè il livello è facile, è normale, qua è facile, mo. Ecco, seconda scossa. No, ma sai, la difficoltà è uguale qua. Ok, sono quasi mo. Mo non tocco più niente, così vediamo se mi muore il protagonista. Comunque niente, no, raga, è proprio di fatto difficile apposta. Fatto difficile apposta. Già è tanto che c'è. Ecco, qua sono morto, vedete? La scena di morte l'avevamo vista nell'episodio 0. Ma ve l'ho fatta vedere anche in questo episodio 2. Ok. Tipico uovo, tipo uomo maschio, non durano mai. Ok, quindi qua ricarica. Però, allora ragazzi, noi adesso andiamo a ricaricare. Ovviamente siamo a livello normal noi, in realtà, nel gioco vero e proprio stiamo giocando. E andiamo a fare il... andiamo a riprendere dal livello 3, che poi in realtà sarebbe il 2, ok? Dopo questo livello di tortura c'era un primo livello dove il protagonista rubava un UFO dall'hangar dei nazisti. E poi livello 3 in cui deve fuggire nei condotti, ok? Livello 3, che poi in realtà è chiamato livello 2. Quindi andiamo a giocarci, vai. Eccolo qua, livello 2. Abbiamo un minuto di tempo per raggiungere la fine del livello. Vai, mi devo sbrigare. Devo anche cercare di non morire, perché c'ho la vita contata. Vai. Sono andato più veloce del solito. Rispetto all'altra puntata sono andato molto più rapido, eh. Vai. No. Fanculo. Dai che ce l'ho fatta. Con 10 secondi di scatto ce l'abbiamo fatta, raga, grande. Al primo tentativo. Che fenomeno. Che fenomeno che sono, ragazzi. Allora, livello The Train Ride, la corsa sul treno. E com'è sto livello The Train Ride? Dobbiamo salire su un treno sotterraneo che sta sotto la luna. Non lo so, non lo so. Andiamo a vedere. È un mistero sta cosa, no? Non ne ho idea. Allora, vediamo un po' cosa dice la storia, perché adesso ci sarà del testo, sicuramente. Livello 3 sul treno. Allora, devi lottare fino alle rotaie nell'hangar. Premi due volte giù per coprirti. E una volta su per toglierti dalla copertura. Non finire le munizioni o è game over. Allora, scusate un attimo, scusate, non so benissimo, ragazzi. Allora, questo dovrebbe essere quindi il gioco, livello quello di tiro a bersaglio. Dobbiamo aspettare che arriva il treno. Ma intanto ci dobbiamo difendere col mirino, se non ricordo male. Premendo due volte giù ci copriamo un po' alla Time Crisis, per chi se lo ricorda su PlayStation. Che figo sto livello, guardate il parallasse. Se
premo due volte giù sto coperto. Ma quella è amica della scienziata prima. Ma non muore. Oh, gli ho sparato un test e sfornata. Ci sono scritte le cose in tedesco, non mi chiedete cosa vuol dire, non lo so. Dopo il mondo, dopo aver conquistato il mondo, l'universo ci sarà scritto, cosa del genere. Guarda quello. Ma quello è preso da coso? Da Wolfenstein 3D, oh. Che al posto delle mani c'è i mitra. Aspetta, Arnold Schwarzenegger nazista quello. Ma quella di... Quasi finito energia, eh. Perso una vita, eh sì. Aiuto. Ecco, l'ho sfornato, e vai. Non è finito il livello, pensavo che era il boss del livello quello. Allora, sotto mi dice che c'ho 7 caricatori e devo ricaricare perché c'ho 0. No, adesso niente. L'UFO mi ha ammazzato. C'è scritto Test Labor, quindi laboratorio dei test. C'era un UFO gigante che ci ha ammazzato, raga. Andata male, mamma mia. Ok, mettiamo solo una Z stavolta con disonore. Andiamo a riprendere dal livello 3, che è questo del treno, ok? Che in teoria sarebbe il 4, però utilizziamo la numerazione ufficiale del gioco. Quindi livello 3, riprendiamo. Eccoci qua, allora siamo nuovamente al treno. Allora, devo andare fino all'hangar. Dice, distruggi prima le sentinelle, che puoi colpire anche in copertura. Ma non è vero che posso... Posso colpire le sentinelle in copertura. Ma sarebbero quelli, i droni volanti sono le sentinelle, non lo so. Eh no, in copertura posso colpire nessuno, regà. Ok. Allora io mi copro, Ah, questi mentre sto coperto non mi possono colpire, giusto? No! Ah, le sentinelle! Ah, i droni mi possono colpire anche quando sto giù in copertura. Questa è la fregatura. Infatti, copertura fa rima con fregatura, no? Attenzione, dobbiamo beccare Schwarzenegger. Ma appena smettete di sparare... Vai, vai, vai! Vai giù! Aia, ma è tosta qua, eh. Non muore mai questo. Ok. Mi copro, eh. Ufo! Questo mi sa che è il boss, eh. Era il boss? Manca a morì. Niente, non era il boss. Perso una vita, eh. Il cuoco. Ma come il cuoco? Ecco, sfornato il cuoco, bene.
Ah, ok, era il treno. Il treno interno. The Shaft. Oh, mi ha regalato una vita, regà. Grande, mi ha regalato una vita. Quindi salviamo senza problemi. Anche se qui ho perso una vita, me l'ha ridata, quindi ok. Benissimo, benissimo. Stiamo andando bene, dai. Ok. Livello 4. The Shaft. Sarebbe il... Allora. Ah, il prototipo è andato in orbita. La Nebu 3 fa difficile da far volare. Quindi abbiamo preso un nuovo mezzo e dobbiamo cercare di pilotarlo. E non so che mezzo è, si chiama Haunebu 3, non so che cacchio è. Allora andiamo. Oh, tipo un UFO, però più potente. Siamo meno 10. Come? Che devo fare? Ma dove devo andare qua? Ah, devo premere quei bottoni in... Ah, guarda che figo! C'è pure il parallasse. No, mi sono schiacciato. Ma è difficilissimo. Difficilissimo sto gioco, raga. Uno, due, tre. Oh, ce l'ho fatta per un pelo, raga. È tosta qua, Aia. No. No, game over. Oh, difficilissimo sto livello, raga. Bisogna aprire i bottoni in tempo prima che vieni schiacciato. Ma è una cosa assurda. Facciamo un altro tentativo, dai. Riproviamo. Facciamo un altro tentativo a sto livello 4. Vediamo se ce la facciamo. Allora, quindi... Diciamo che questo shaft, questo... come si dice? Questo passaggio... conduce verso la superficie della Luna e dice che l'uscita è travestita da cratere lunare, ma molto male, c'è scritto. Andiamo a provare. Vabbè. Ok, questa è fatta. 1, 2, 3, bene. Qua mi sa che tocca salvare tra l'interruttore e l'altro, se no non ce la si fa mai. Ce la sto facendo, ce l'ha stranamente. No, non ce l'ho fatta. Oh, ce l'ho fatta per un pelo, raga, non ci credo manco io. Sì, ce l'abbiamo fatta. Manca l'ultimo. Sì, ce l'ho fatta, raga. Siamo sulla superficie, grande. Abbiamo superato il suo livello, non ci credevo. Aspetta. Ma oltre a noi sono scappati anche un sacco di altri ufetti. Allora, livello 5. Low Moon Orbit. Bassa orbita lunare. Quindi mo siamo sulla superficie della Luna. Su sto ufetto. E dobbiamo cercare, non lo so, di uccidere gli altri, mi sa, gli altri ufetti. Dobbiamo sconfiggere gli altri ufetti, forse. Vediamo un po'. Allora, bassa orbita lunare. Combatti attraverso New Shabeland e entra nel Command Bridge. Poi uccidi Schickler prima che lui sferi l'attacco verso l'umanità. Il destino dell'umanità dipende da te. Ma non sentir pressione. Stai tranquillo. Vai. Ah, questo è tipo shoot 'em up, figo. Non credo perché lo sparo è cambiato all'improvviso. Ah, ecco, vedi? Ogni tanto mi cambia lo sparo, non so perché. Ah, dipende da quanto carico. Oh, ma guardate! C'è una base spaziale gigante in parallasse. Nazista! Ma che figata! Sto giocando malissimo. Aiuto. Thank you.
Dai, ce la sto facendo, ce l'ha. No, sono di altri, pensavo che erano finiti, maledetti. Ma che cacchio, niente, vaffanculo. Niente ragazzi, allora la puntata finisce qui. Nel prossimo episodio andremo, mi sa che andiamo a finire il gioco, eh. Perché ci siamo quasi, penso che questo sia il penultimo livello. Poi c'è lo scontro finale, credo, eh. Perché ha detto devi raggiungere il comandante prima che sfera l'attacco contro l'umanità. Quindi penso che siamo alla fine. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto, questo era Bad Moon Rising episodio numero 2. Ciao ragazzi, alla prossima.